problema di fondo, ricordo a tutti noi che ci abbiamo dato ormai una vita, perché stiamo parlando dell'84 è cominciata questa battaglia, come me la ricordo io. I primi manifesti in questa città, primissimi, sono usciti nell'84, quindi sono 40 anni, vedete un po', 30, quanti sono? 39 anni, vedete voi. Comunque, insomma, vi ricordo che la legge speciale, non noi, parecchie volte oggi avete sentito dire questa cosa, non noi che parliamo, alcuni noi, la legge speciale del 73 diceva e dice in modo vigente, in modo chiarissimo, che il problema non era di mettere tre rubinetti più o meno efficienti alle bocche di porto, ma era di riequilibrare la laguna, riequilibrare la laguna. Il problema ce l'abbiamo anche oggi, perché nei nuovi progetti fuori dalla bocca di porto, ricordo, si permette di rialzare per esempio il fondale di San Nicolò e togliere la quadra da Piazza San Marco, per esempio, banalità, di cui discutono tutti i commercianti, togliere la quarta dalle parti basse di questa città. Se si va con le grandi navi fuori, per dire il minimo, sto parlando del riequilibrio, vuol dire portata alle bocche di porto e portata ai canali portuali in laguna. Vi ricordo che ci sono fior di leggi, norme e piani approvati dal magistrato per ridimensionare il canale di Petrolia, altro che notizie di oggi, addirittura non solo raddoppiare, allargare il canale di Petrolia, ma rifare un altro canale di Petrolia in parallelo al canale di Petrolia, oltre alle Trezze e oltre al canale. Occhio, lo sto dicendo in questo momento, se sono vere le notizie di stamattina, sto dicendo che abbiamo fermato anche lì quattro gatti, ma siamo riusciti a fermare due anni fa il raddoppio e approfondimento del canale di Petrolia, e pare che l'ultimo progetto in arrivo di Costa, da controllare ovviamente perché io l'ho saputo stamattina, oltre alle Trezze, oltre ai canali Vittorio Emanuele, che non è quello ma è quello del raddoppio anche lì, c'è un altro canale di Petrolia di fianco parallelo al canale di Petrolia. Vedremo fra 20 giorni se queste notizie che è arrivate stamattina sono vere. Parto di questo perché sennò tutti i discorsi di dettaglio, parlo di merito perché non voglio parlare tanto di aspetti giuridici sacrosanti o di furti, ma parlo di merito perché sennò lo perdiamo sempre, mandiamo la gente qualche volta a pagare soldi, ma del merito la magistratura deve ancora sfiorare il merito, sfiorarlo, cominciare a discutere del merito. Dopo spiegherò meglio questa cosa che ha già sollevato Danella e qualcun altro, perché questa inchiesta, io sono stato interrogato, ho depositato, ho fatto quello che dovevo fare, ovviamente all'istruttoria sul MOSE, ho spiegato a loro che facevano il loro lavoro, magistrati, che non hanno sfiorato il problema di merito, hanno solo parlato, importantissimo, dei furti, neanche tutti. Ma non parlo di dettagli, parlo di non aver toccato certe cose, certi ambienti e certe persone, di questo sto parlando. Certo che sono spariti un po' di soldi, ma mi hanno anche spiegato che alcune persone era inutile provarsi perché già era troppo vecchio e quindi andava in prescrizione. E la seconda cosa, che anche questa è venuta fuori, mi pare, soprattutto da Ditella, che potrebbe parlare giornate su queste cose meglio di me, che è tutto sbagliato dall'inizio. C'è un progetto che lavora sott'acqua in tutto il mondo, queste cose si fanno fuori e eventualmente intervengono al momento del grande evento, qui invece siamo sempre sotto e eventualmente si alzano quando serve, cioè è proprio l'opposto di quello che bisognava fare, quindi è sbagliato fin dall'inizio il progetto, ma per le robe di fondo, oltre che tutte le robe di dettaglio, le risonanze e altre cose di cui io stesso dirò qualche cosetta, e le conosciamo bene, non è che non le abbiamo studiate nei dettagli, parlo delle lunate, parlo della risonanza, parlo delle bocche di porto, parlo di tante cose tecniche che oggi non c'è tempo di approfondire, ma è sbagliato fin dal primo giorno, ne abbiamo scritte queste cose nell'84 e bisogna rialzare un po' di più la voce
e tradurre in modo semplice quando si fa questa battaglia che deve ancora cominciare nel merito, a sapere di cosa si parla e a tradurlo in modo semplice che lo possa capire chiunque. Vi dico l'ultimo messaggio in bottiglia prima di dire poche cose specifiche. A me gli istruttori hanno detto: solo quando arriviamo a danno ambientale siamo in grado di obbligare, diciamo, stare ai livelli di magistratura. Io non la penso come Nordio, che ha detto che va bene quel patteggiamento che ha fatto lui. Io penso che sia un modo un po' disinvolto di tirar fuori una serie di personaggi con quel tipo di patteggiamenti, però ringrazio già Dio che siamo arrivati qui, e sapete benissimo che chi veramente ha fatto l'istruttoria non è Nordio. Nordio è il capo dei capi, ma la cosa è andata avanti e mi hanno anche spiegato ben come, perché si sono blindati in una stanza. Qui c'è un Amadori e c'è un Giorgio Ciocchetti, parlo di due cronisti giudiziari della città, che sanno benissimo la retroscena di queste cose meglio di me, con la differenza che adesso le sto dicendo al microfono, mi dicano, ma so benissimo quello che dico. Quindi il problema è che, a parte i livelli del magistrato, la politica non ha cambiato nulla. La politica dagli arresti in qua non ha cambiato nulla, è chiaro, zero. E neanche la magistratura ha fatto tutto quello che potrebbe fare. Sto appunto dicendo che mi hanno spiegato alcuni degli indagatori della magistratura, bravissimi, perché ho scoperto che su alcune cose ne sanno più di me. E io su quelle cose ci ho perso 40 anni e ci ho lavorato al dettaglio come di te, non con le competenze, ma di alcuni di noi qui dentro, insomma, no? 40 anni di conoscenze, ho scoperto che hanno scoperto più di me. E mi hanno anche detto: questa roba l'abbiamo lasciata perdere perché tanto andava in prescrizione, per cui c'è niente da fare. E se volete affrontare il merito, dovete, lo sto dicendo a una sala di addetti ai lavori, dovete far partire inchieste sul danno ambientale delle opere. Occhio, perché sto dicendo roba che andrebbe fatta, e siamo sempre all'emergenza continuamente. Sta settimana nessuno ne parla, ma 7 pareri in salvaguardia, 7 pareri. Provate a immaginare che razza di lavoro c'è dietro, ogni volta sono 4 gatti quelli che lavorano. Allora, per capirci, c'è sempre l'emergenza, perché per fare una vera denuncia sul danno ambientale c'è un lavorone da fare, tecnico e scientifico, perché sennò te lo demoliscono. Mi hanno spiegato che, se vogliamo che siano obbligati a mettere il naso nel merito del progetto, bisogna dimostrare il danno ambientale. E allora vi ricordo, per esempio, che abbiamo litigato e mandato esposti alla magistratura. Miracolo, secondo me. Io dico miracolo, perché se lo faccio io è una cosa, ma se lo faccio fare a un direttore generale del ministero, dovrebbe essere un po' diverso l'esposto alla magistratura. Perché le 5 isole, non so come chiamarle, finte barene tra Murano e la Certosa sono enormi, sono in totale 5 milioni e 700 mila metri cubi di fanghi illegittimi, assurdi, tecnicamente, scientificamente una follia ambientale. L'abbiamo bocciato, votato contro, fatto di tutto e poi fatto esposti alla magistratura, fatti fare a un direttore del ministero. Non è successo niente. Queste cose sono di 5 anni fa, queste cose stanno facendo, andate a vedere, no? Di fronte alle fondamenta nuove e tra Murano e Certosa si stanno inventando 7 isole di fanghi, che sono le discariche degli scavi fatti alla bocca di Lido, e altre 2 venute in salvaguardia con scontri che non vi dico, corrette in corsa, almeno quelle, per quello che riusciamo. Guardate che la salvaguardia sono 16 enti, Provate a immaginare cosa vuol dire portare i delegati di 16 enti a votare, almeno a maggioranza, problemi scottanti. Perché se no non si parla mai di queste cose, come si fa politica, perché è follia arrivare qua, ci vuole 20 giorni di lavoro per convincere uno a uno che il suo assessore non glielo dica, perché se glielo dice è peggio, e che quindi voti secondo coscienza. Provate a immaginare a beccarvi uno per uno i rappresentanti che devono votare, sono 16, mediamente sono 16 se non 20.
Provate a immaginare ogni voto, questa settimana ne stiamo facendo due sui pali in plastica in giro per tutta la città e la laguna, per dire cose che tutti tocchiamo ma poi nessuno le segue veramente e le gestisce e le porta a livello scientifico, tecnico, giuridico e politico, perché la politica è proprio zero, tutte queste cose la politica è zero e le connivenze sono a tutti i livelli, di cooperative, di lavori, di assessori, di destra e di sinistra, chiaro? Adesso sarà di destra, peggio di prima, forse, speriamo di no, non lo so. Lo dico che cambiano tutto, ma per adesso non vedo cambiare niente a partire dai dirigenti. Allora vi sto dicendo una cosa importante, perché queste sono cose non per parlare oggi, per fare. Mi hanno detto, se fate un esposto sul danno ambientale delle opere in corso, guardate che io non so se oggi qua c'è Lorenzo, non lo metto, ma abbiamo fatto di quelle litigate su 5 milioni e 700 mila metri cubi di fanghi da buttare extra piani, extra legge, in deroga a tutto, che sono gli scavi alle tre bocche per metterci i cassoni, e bisogna buttare i fanghi. Allora il problema c'è a Venezia, ma c'è anche a Mira e tutta la costa centrale della Gronda centrale, ma c'è a Valle Mille Campi per gli scavi e la bocca di Chioggia. Nessuno parla mai di queste cose. Io credo di non aver visto una parola sui giornali e sulla politica, zero. Sto parlando di 5 milioni e 700 mila metri cubi di fanghi inquinati, più o meno, perché anche l'unico, devo dire, onorevole di un consigliere che ha fatto un'interpellanza l'anno scorso, davanti all'aeroporto c'è un'altra discarica fasulla che in testa di chi la sta facendo e l'ha fatta e continua a buttarci cose, dovrebbe servire per raddoppiare la pista aeroportuale in laguna. È chiaro? Le sto dicendo forti, chiare? Sto parlando del Mose, non sto parlando d'altro, solo che questi sono gli aspetti di merito e addirittura quelli ambientali. Perché batto su questo? Perché mi hanno spiegato, se fate degli esposti fatti bene, documentati, bisogna fare un grande lavoro, sappiamo che ci vogliono mesi, ma allora forse obbligate la magistratura a entrare un po' nel merito. Occhio, perché qui sono fanghi, tantissimi, ma fanghi. Entrare nel merito del sa qualcosa di terra, che è l'unico che in tribunale è riuscito a vincere, a me hanno ritirato la querela, perché anche a me, come ad altri, hanno chiesto un miliardo quella volta di lire, mi hanno chiesto un miliardo, poi gli ho mostrato le fotocopie che portavo in tribunale e hanno ritirato la querela. Ma pagavano tutti i giornalisti, è chiaro, tutti gli esperti italiani una volta al mese venivano a Venezia, all'ANSA di Piazza Barche, lodato all'allora, non è Amadori che è qua, all'allora, le spiegate, fate vedere queste cose, all'allora sindacato dei giornalisti, presidente, dice, guarda, siamo a sti livelli. Ogni mese vengono qua tutti gli esperti dei giornali italiani a prendere ordini e gli danno la linea per il mese successivo e il mese dopo li riconvocano. Questa è la baita. E Zanda ha giurato a me che non ne sapeva niente. Io spero anche che avesse anche ragione. Queste cose, io avevo le fotocopie degli assegni, oltre a quelli dati ai professori universitari di tutte le università, mia, UAV, di Ca' Foscari e di Padova, chiaro? O portavo queste cose in tribunale, perché io avevo detto in consiglio comunale che avevano messo in busta paga tutta la città, ma non l'ho detto adesso. Quella volta mi ha chiesto un miliardo, ma l'ho detto, cos'era, il 92-93 mi pare che fosse. Lo scontro duro è cominciato in quegli anni lì, quello politico, perché era cominciato molto prima. Comunque voglio dire, signori, queste cose qua dipendono anche perché in questa sala ce ne sono molti e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in sti anni, perché se no neanche questo veniva fuori. E anche sono stato, l'ha detto qualcuno poco fa, Vitucci mi pare, non è un caso che tutta l'inchiesta è nata partendo da una robetta marginale, perché non era sotto controllo come tutto il resto. È partito da un appalto di Chioggia sui canali, su una puttanata, e dopo ha preso e camminato per la strada. Ma dopo ho scoperto, non vi posso dire di più, che chi ha fatto le inchieste sapeva un'infinità di cose ed era arrivato a intrufolarsi in certi ambienti con un'altra giacca diversa da quella che ultimamente ha, e aveva sentito di prima persona robe folli e me le ha spiegate, ci siamo spiegati a vicenda quello che lui sapeva e quello che io sapevo. Ma per dire,
che tutto il resto era sotto controllo, persino appunto il magistrato, la Corte dei Conti, il Ministero a Roma, poi i ministeri a Roma, tranne finché c'era Ronchi e anche una fase successiva, anche una fase che non so adesso invece come vada, il Ministero dei Lavori Pubblici è esattamente gestito da quelli che hanno fatto queste cose, non se ne parla mai. Due sono in galera, ma hanno messo sul posto loro il loro vice, quindi sta continuando tutto come prima il Ministero, perché Lapsu Del Rio parla in modo dignitoso molte volte. Ma la mia sensazione, sto parlando qui, tanto la mia sensazione è che la macchina va avanti praticamente come prima. Lui credo sia in buona fede, ma come sempre succede, che se parlo da parte in causa, io ho dovuto cambiare uno per uno i lavori dei miei dipendenti quando ho fatto l'assessore all'urbanistica, ma devi saperne più di loro, perché sennò ti fanno fare quello che vogliono al ministero e anche agli assessorati, è chiaro? Per cui se un ministro non è competente gli fanno fare cose che è come Brugnaro, insomma, bene, ha detto tre cose in campagna elettorale, se le ha rimangiate tutte e tre perché l'hanno convinto che non può tornare indietro sulla via Valenari bis. Sto deviando delle robe che dovevo dire, però voglio che si capisca che razza di lavoro c'è dietro su centinaia di cose. Solo queste settimane 7 voti in salvaguardia, di cui non esce ancora sui giornali nulla, vedremo, ma solo per arrivare lì provate a immaginare quanto materiale e quanta scienza c'è. Allora vi dico un po' di cose sulla roba importante, anche qua partiamo da un punto. Sia chiaro, l'unico voto che ha fatto partire il MOSE, l'unico, è il voto della commissione di salvaguardia, è chiaro? Perché non hanno provato neanche ad andare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il livello di allora. L'hanno evitato per non avere rogne e perché magari qualcuno avesse detto qualcosa di non gradito. E l'unica approvazione che c'è stata è quella politica di cui si è parlato, Consiglio dei Ministri e Comitatone, che non vale nulla per far partire un progetto. Per far partire un progetto con un'approvazione tecnica di merito. E l'unica approvazione di cui già ha parlato di Terra e anche Giacomini era stata l'approvazione del 2002 del Comitato Tecnico di Magistratura, cioè del proponente, perché è il magistrato alleato che propone il progetto e quindi l'ha approvato se stesso, è chiaro, oltre alle corruzioni, all'aver trovato non so chi è stato, se il Gazzettino, la Nuova, di aver spiegato, anche lì dico, questa volta c'è l'ira di Dio, ma vi ricordate che a un certo punto i giornali, non mi ricordo con tutti e due o uno dei due, hanno spiegato che dentro il magistrato alle acque tutti, due terzi degli uffici, so benissimo quello che dico, anche lo sapevo, ma bisogna che lo facesse chi doveva farlo, gli uffici erano scritti, gestiti, usati i computer dai dipendenti del consorzio Venezia Nuova. È una roba folle, altro prima dei scandali di robi, furti. Il magistrato alle acque era il consorzio Venezia Nuova che approvava e scriveva le lettere a se stesso. È chiaro quello che sto dicendo? In parte lo hanno già fatto, perché credo che Amadori e loro che hanno fatto i libri avevano già trovato queste cose, ma ce n'è di più. Ma mi fermo qua. Allora il problema, voglio che sia chiaro, il MOSE è partito con quello di cui adesso vi dico 3-4 cose velocissime, con un unico atto, il voto della commissione di salvaguardia. Non c'è nessun'altra approvazione e c'è quella e solo quella, è chiaro? Prima di quella ci sono le cose di cui ha parlato Giacomini e forse aveva alluso, mi pare, anche la Zitelli a un certo punto, ovviamente le avevo perché io la presentavo al Ministero, la rappresento ancora adesso, il Ministero dell'Ambiente in commissione di salvaguardia. E ringrazio Dio perché quel ministero era stato impostato in un certo modo da Ronchi, anche qua nessuno ne parla mai, ma Ronchi ha finito la sua carriera in Italia, abbiamo avuto il miglior, io se lo dico non è un problema di schieramenti però, il miglior ministro dell'ambiente d'Italia, Ronchi, e in 6 anni hanno fatto quello che in 20 anni prima di lui non avevano fatto, tutte le direttive europee ha cominciato sistematicamente a trasformarle in leggi italiane, se no non valevano in Italia, eh? Quando è arrivato a fare la copertura al voto negativo della via di cui ho già parlato, la Zitelli, Giacomini e dietro la Vitadini, hanno fatto fuori il ministro, con la connivenza anche dei Verdi, chiuso, tanto per parlarci sempre chiaro così nessuno fa idea che faccio la difesa d'ufficio di qualcuno.
con invece i verdi nazionali e poi anche locali, perché il governo Costa, la giunta Costa aveva in giunta i verdi e Rifondazione. L'ha detto uno, io, tanto di cappello, l'ho ringraziato pubblicamente, Silvio Testa, che ha detto, perché te l'aspetti da tutti gli altri che l'avevano fatto, ma non te l'aspettavi forse dai verdi della Rifondazione, perché era l'ala più ambientalista a parole. E altre cose che sto divagando, ma invece voglio che sia chiara questa storia. Quello di cui sto parlando è che in un giorno Galan ha fatto approvare il MOSE. Quando è arrivato il MOSE erano 72 volumi, due bauli. È chiaro che io il MOSE lo stavo studiando per il ministero da una vita, ma una cosa è studiare le poche carte che giravano, una cosa è avere 82 volumi, e eventualmente quando fai bene il tuo lavoro, avevamo 60 giorni, a proposito di non dormire di notte, chiamando esperti a collaborare, perché sulle cose su cui non tutti sono ovviamente preparati, devi chiamare aiuti, fare audizioni, lavorare mattina, pomeriggio, sera, sabato, domenica e avanti così, 60 giorni per 72 volumi. 72 volumi arrivati a Natale, e avevamo scoperto dopo che 6 mesi prima quei volumi li aveva avuti la sovrintendente. Vedete voi i nomi dell'epoca e tutto quello che è successo, li avevano avuti 6 mesi prima, noi li abbiamo avuti a Natale. Immediatamente ho fatto partire le convocazioni di, anche qua signori, così nomi e cognomi, ve lo ricordate il nostro caro ingegner Scotti, giubilato per motivi che dopo un giorno in altra sede discutiamo? Scotti è venuto convocato, e io ho qua i verbali che adesso non vi leggerò perché non c'è tempo, in salvaguardia chiamato in partenza, perché alcuni di noi gli hanno fatto le domande al volo, sapendo già più o meno i temi quali erano, anche se gli 82 volumi dovevamo ancora cominciare a leggerli. E ha detto una serie di cose, segnalo, le ho date ad Anella, le ha tutte quante queste cose, se servono per il tribunale ne ho fatto un'altra copia, non dimmi voi. Per esempio ha detto papale ce l'ho qua, anche i verbali li ho fatti io, perché i verbali della salvaguardia li fa la salvaguardia, i verbali della sottocommissione li ho fatti io e valgono quello che valgono, ma insomma so bene quello che dico. Si è spiegato pari pari che le lunate, provo a chiudere le 3-4 cose di specifiche che volevo dire, le lunate ce l'ha detto fuori, è scritto fuori i denti, le abbiamo messe per cercare di modificare la forma delle bocche per il rischio di risonanza. Allora questa balla dei servi scientifici, colleghi universitari, che dicono che le lunate avrebbero ridotto la marea e ridotto, avrebbero avviato il riequilibrio della laguna, siccome il colpo che avevate dato meglio voi, meglio attraverso Principia, l'avevano, facendo finta di niente, ben assorbito il problema, uno dei modi è questo, ce l'ha detto nel 2003, questi verbali sono di sottocommissione del 2003, li hai in rammando, te li ho dati stamattina, leggili, appunto, no, non li hai perché non esistono, sono miei. Ah ecco, sto dicendo, guardate che inutile sta balla che abbiamo tutti dimostrato che era fasulla del ridurre l'idrodinamica, appunto, e anche il gorilla avanti così, non voglio adesso di allargare lo scontro con mezzo mondo. Allora il problema è, le lunate le hanno messe proprio per contraddizione sul rischio di risonanza, non che l'hanno risolto, ma loro si sono illusi di averlo almeno ridotto o smorzato. E vi risparmio altre faccende perché mi fanno segno che appunto, come al solito, il tempo l'ho già bruciato. Vi segnalo alcune altre cosette importanti. Quando Galan è venuto, noi avevamo letto di sabato, di domenica, a proposito di lavorare, io lo so che Giacomini mi chiamava a mezzanotte e mezza di domenica dal ministero, dormendo sui tavoli, per riuscire a preparare le relazioni per il giorno dopo in commissione. Quindi è vero, è così. Se c'è qualche funzionario a Roma o a Venezia che vuole, se vuole
fa queste cose e altre ancora. Allora voglio dire che in quei 7 giorni, perché il voto è del 20 di gennaio, 20 di gennaio, quindi dall'Epifania al 20, 2 audizioni a Scotti, che ha detto le robe che ha detto e sono qua, e 2 sedute nostre lavorando come pazzi il pomeriggio, la domenica e il sabato, perché in 3-4 ore in una seduta fai quello che fai, dopodiché ti prendi i volumi, te li porti a casa, il giorno dopo li riporti, eccetera. Allora, 9 volumi su 72, avevamo appena cominciato il lavoro. Arriva Galan, la voce arrivava, venerdì era arrivata. Lunedì Galan ci convoca, siamo già convocati normalmente, ma non verrà a presiedere normalmente il presidente, come sempre da 10 anni e adesso da 20. Non era mai venuto e mai più è venuto dopo Galan. Galan è venuto una volta sola nella sua vita. D'improvviso io dicevo: non è possibile, non è possibile, abbiamo 72 volumi ancora da leggere, non è possibile che venga lui per farci votare. Invece Galan è venuto di persona a presiedere, ha detto parole che sono nel verbale che tutti abbiamo, perché quello è il verbale ufficiale della Commissione Grande. Non occorre che voi leggiate le carte, ha già deciso il comitatone, la politica ha già deciso, quindi dovete solo ratificare. Dico: ma guardi, Presidente, che noi da 10 anni non proviamo mai una carta se non la leggiamo, almeno la leggiamo. E qui abbiamo 72 volumi da leggere, quindi se permette, non io, 7-8 di noi, quelli che dopo sono usciti, neanche tutti, perché sono usciti per non avallare questa situazione, ma anche per sperando di far saltare il numero legale. Ma siccome alcuni opportunisti, anche colleghi, professori, tutti eccetera, eccetera, che non si espongono mai troppo, non hanno avuto neanche la dignità di uscire, per cui il numero legale è stato mantenuto, perché dovevi 14, dovevano uscire altre 2 persone per rifiutarsi in una gestione del genere, e invece siamo usciti in 5, se non ricordo male, esattamente in 5 su 20 persone. A proposito di tecnici, però la cosa l'ha detta Giacomini: ricordatevi che non è semplice per un dipendente pubblico ribellarsi al proprio assessore, perché ti fanno fuori, ti licenziano, ti mettono in un angolo. Ho ordini, almeno io rispetto quello che mi viene a dire. Guarda che io ho ordini precisi e drastici, non c'è niente da fare, devo assolutamente votare così, perché io rappresento la mia amministrazione e lei ha già deciso che devo votare in questa maniera. Impariamola sta cosa. Stefano, con l'UNESCO che è venuto... L'UNESCO è venuto da Parigi una notte in treno per togliere il proprio rappresentante della salvaguardia, scavalcarlo, che era sostituto, perché veniva sempre lui, da Parigi apposta. L'UNESCO, signori, è chiaro? Dove arrivava il consorzio? L'UNESCO arriva da Parigi viaggiando tutta la notte senza aver letto neanche un foglio di carta, dicendo: se il MOSE è per salvare Venezia, noi votiamo a favore del MOSE. Questa è la dichiarazione di voto dell'UNESCO. Ma vi sto spiegando perché bisogna capire, se no diciamo: ma come fa a succedere questa cosa? Se 20 persone, come mai 5 escono, altri o si licenziano oppure se la mangiano? Ma io rispetto moltissimo quello che ti viene a dire in orecchio, va bene, guarda, capisco tutto, abbiamo già, però non posso fare diversamente, ho ordini precisi e non posso comportarmi. Finisco. No, vi dico due cose, ma le cose che voglio dire è che capiate come funziona. Allora, fammi finire solo su 2 cose, monitoraggio e progetti. Prometto che stavolta chiudo queste 2 cose, ce ne sono altre ma li salto tutte. Vi dico 2 robe che guardano per domani, cioè da oggi in poi. Il monitoraggio riguarda oggi, riguarda il discorso fatto al Lido con 20-30 persone l'altro giorno. Il monitoraggio, il consorzio su se stesso, punto 1. Punto 2, dopo litigate infinite, dopo 5 anni, 6 anni, ha cominciato a fare il monitoraggio l'ISPRA, che è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente. Sono persone, per quello che so io, bravissime, stanno a Chioggia in genere, sono in laguna tutti i giorni. Quando hanno cominciato a fare i rapporti veri con tutte le analisi scientifiche, è successo l'ira di Dio,
pubblicano tutti i rapporti, sono pubblici, li trovate in internet se volete. Chissà, ha deciso che i controlli sul controllo sul consorzio, i lavori del consorzio sul MOSE li avrebbe fatti la regione. I due che l'hanno gestito e operato sono tutti e due sotto processo, uno si chiama Chisso e l'altro si chiama Artico ed era ufficio progetto Venezia, una roba del genere, e i controlli al consorzio non li ha più fatti, 2 o 3 anni in tutto l'ISPRA, ha ricominciato a farli la regione. E quindi sto dicendo, ho già fatto osservazioni che quest'anno giuridiche su questa cosa, al piano che dice queste cose di 3-4 mesi fa sul bacino scolante dell'Alto Adriatico, e segnalo che il problema è ancora da decidere. Abbiamo detto, rimettete l'ISPRA per favore a fare i motivi. E l'altra cosa, e l'ultima che dico, ne sono altri riferimenti a cose che altri hanno detto per chiarire alcune retroscena delle faccende, dico solo quest'ultima: i progetti esecutivi, quelli che poi diventano fatti, non sono più venuti mai in salvaguardia da quel giorno di Galan, perché il parere votato, che evidentemente non lo posso dimostrare, lo ha scritto il Consorzio Venezia Nuova, tra le varie follie scritte dentro in quel parere che approvava con una serie di sottotemi, c'era anche che da quel giorno il progetto di Massima non sarebbe mai più venuto in salvaguardia, che eravamo gli unici che davano il via. Vuol dire che il progetto, attenzione, definitivo ed esecutivo, non è mai più venuto nulla in salvaguardia. Allora la richiesta di Costa, di Vitella e anche di Danella, di andare a parte fare l'accesso agli atti, ma si impazzisce, di andare ad avere e a confrontarsi sul merito, per quello che c'è sotto l'acqua, nessuno ha messo il naso su nulla. Ricordava di Tella, sono cambiate in parte le cerniere e l'acqua che entra da sopra e tutti i casini degli ultimi mesi, nessuno è blindato in modo 100%, nessuno credo abbia le carte e soprattutto il controllo. Ma l'altra cosa, che era l'unica che potevo fare, è successa a febbraio di quest'anno, l'ho spiegato al Lido a una ventina di persone l'altro giorno. L'unica roba che sono uscito con una lettera che ha avuto 7 mesi per una risposta, e la risposta è arrivata dopo gli arresti, siccome nel voto ho fatto votare da Galan, perché Galan ha fatto votare alla commissione se voleva votare anche senza aver letto i volumi, e a maggioranza hanno detto che volevano votare e dopo hanno votato. È chiaro come si fa la democrazia, mi pare alcuni comitatoni di Prodi, che è arrivato a votare al posto dei suoi ministri perché non rompessero le scatole. Gioco delle parti totale. Prodi, non Berlusconi, certo Berlusconi, figuratevi quello che ha fatto, ma non me l'aspettavo da Prodi questo e d'altro, che c'eravamo a Roma tutti quanti in Palazzo Chigi, credevamo di aver fatto miracoli, perché più di quello che abbiamo fatto era scontato che avevamo distrutto tutte le obiezioni. Il giorno dopo era già pronto il voto, la mattina dopo alle 9 era già pronto, che era evidentemente pronto da chissà quanto, che andava tutto bene, Di Pietro e Robo, come si chiama, Prodi. Ma comunque vi sto dicendo una roba importante per domani, perché da domani il Lido ha chiesto di avere relazioni pubbliche, perché io l'ho pretesa, l'ho ottenuta, che ci vengano a mostrare almeno, perché poi tutti gli abitanti vivranno quello, al Cavallino e a San Nicolò, agli Alberoni e a Santa Maria del Mare, insomma le 2, 4 e 2-6 testate. È importante il problema su come si vive il territorio e tutte zone vincolatissime, la Pineta, l'oasi di San Nicolò, l'oasi di Malamocco, eccetera. Queste cose non le ha viste nessuno. Li ho convocati, sono venuti dopo 7 mesi a mostrarcele, bontà loro, abbiamo chiesto di vederle, perché erano arrivati dei progetti su dei tralicci megagratici che forse nessuno ha ancora visto, uno credo ci sia già a Malamocco, alla bocca di Malamocco, è la faccenda conca, altre lì si potrebbe parlare una vita sulla storia della conca e delle lunate, ma insomma. E quindi non siamo in grado di valutare questa cosa se non nel contesto, perché un parere
l'ambito paesaggistico devo vederlo. Allora ho chiesto che venissero almeno a mostrarci i progetti delle tre bocche che non ci mandano dal voto di Galan, che è del 2004. Ce l'hanno portato a febbraio di quest'anno. Non ho voglia di... abbiamo fatto 3 ore, 4 ore l'altro giorno al Lido di raccontarvi tutti i problemi enormi che vengono fuori.